What's good everyone, benvenuti nel mio canale, questo è Mauro che vi parla e oggi andiamo a fare la reaction alla finalissima del Fight Club, Bruno Pug contro Frank. E questa finale ragazzi, che ne dite eh? Passiamo una bella serata assieme qui eh? 48 minuti, mai visto una finale così lunga, quindi tagliamo via l'intro, dai andiamo subito a vederci. Eppla, abbiamo aspettato per un anno quasi. Come per un anno? Ah, non è lo stesso giorno. Ma dai. Non è lo stesso giorno. L'hanno fatta apposta una serata solo per la finale. Ma che figata è sto Fight Club? Oh mio Dio. È vero, è diverso. Così. Per diretto. No, aspetta. No, non è diverso. C'è Malfoy, c'è quello che si agitava lì dietro. Bruno Pacco lo stesso. No, la stessa serata. Divertimento. 2 minuti. Chi è che detto volevo Hydra? Sì. Parte, si parte a 3, 2, 1, Piano. Fatemi vedere con le mani. Scusa, ci sei ancora, Fight Club. Ci sei. Ah, quindi era proprio un bug con la A. Questo quindi Bruno Pug. Uomo Bug Spacco, originale pugliese, fra come la focaccia. Bella lì col suono, lui che viene dal collo. Quando mi ha ospitato nel letto, fra mi russavi in faccia. No, ti russavi in faccia, perché Frankie qua rappa, portando la rima sempre sulla cresta. La tua roba Frankie la detesta, Puglia contro Emilia, migliori nella pasta fresca. Nella pasta fresca, che rimi, originale. Non voglio commentare perché... Vabbè dai, oh, qui non si fanno troppe cose strane, quindi ve lo dico, se volete disiscrivervi, scusatemi, ma a me non piacciono le orecchiette. Io l'ho detto. Finale va insieme questi stili, tu puoi porterti culo uccelli piccuini, se così povero le candeline le spegni sui tortellini, da questo qua è il dramma, perché Frankie arriva dopo qua uno svario. Tu mangi i tortellini di Giovanni Rana e le orecchiette di Mike Tyson. Oh no, le orecchiette di Mike Tyson. No, vabbè, poi vabbè, io vi dico che non mi piacciono le orecchiette, non sono il mio tipo di pasta preferito, però le mangio assolutamente. Stavo scherzando prima, cioè lo dico, non è la mia prima scelta. Però sta rima, le orecchiette di Mike Tyson e i tortellini di Giovanni Rana. Giovanni Rana e me ne cucina Giovanna d'Arco, ma non c'è problema, devi andartene, perché paghi se rima, non fingi a storia, non Giovanna d'Arco. No, non è Giovanna d'Arco, è perché io sai che sono più grosso e dopo frate qua ti sposto sul microfono. Lo sai che sono grosso, ma quando è Giovanni Rana il mio flow è Giovanni Rospo allucinogeno. Rospo allucinogeno stasera, io Rospo allucinogeno, tu mi lecchi la schiena, se non c'è problema perché tu sei un fake. E se non sbaglio questa rima l'ho fatta io a shame. L'hai fatta tu a shame, ma era una rima un po' fessa. Io sono la Nocchio, ma tu la principessa. Rispondo a tutto quanto, perché prendi quando rappa rispondo anche tutto fatto. Ma lascia sto microfono, a giudicare dal tuo colorito in una favola sei il principe verdognolo. Non fossi questo stilo, Spark è nero, Dr. Jack è nero, tu sei marroncino. Sono marroncino, se si parla delle favole, Francone rime cariche, poi adesso te le chiude, perché ti elude. Sei così sporco che sei la bella principessa addormentata nella palude. Nella palude, ma attento! Mi ha chiamato e ha detto Dottor Jack è sotto il mio letto. Che cosa faccio con lo stilo? Tu sei povero di melanina, il tuo nero sotto il letto è albino. Ma il fatto non è chiaro, dalla tua tipa Jack si nasconde nell'armadio. Rappresento con il flow, sei un cretino, sei tu che sotto il letto, un po' come il bambino. Zitto amico, perché quando arrivo non potermi, fa tutti i giri pollici, però non sei pollicino, c'ho una rima. La tua ragazza è così grassa che l'armadio a nascondersi nella tua tipa. Io vado avanti con le rime in condizione, stasera stupisco la commissione. Tu sei un cretino, io sono pollicino e la tua tipa la faccio venire con il pollicione. Il pollicione non puoi parlarmi, non parlarmi di pollicione che tieni tutti giù gli alluci. Non è che sono qua che rappresento questo coraggio, sto magretto. Io vado avanti con due quattro e lo traccio, perché l'avversario fratello io lo straccio. Ho i buchi sugli alluci e tu sei allucinato con i buchi sul braccio. Allucinato non puoi fottermi, sei così brutto che sei nato con sul culo i punti allucinogeni. Puoi fottere me? No, ma tu sei crazy,
io vengo dalla Puglia, rimo e da Lucino Geni. Yo, da Lucino Geni, e tu mi vedi, perché Francone quando rappa sta nei miei pensieri. Io sono nato con i punti allucinogeni e tu giochi e unisci i puntini con i punti neri. Per i punti neri vieni qui, ma questo quanto scassa il cazzo, mette i puntini su lei. Volevi poter me, non hai le skill, ma questa sera perdevi agli ottavi, punti su Alex MC. Punto su Alex MC, compare. Avanzo con le rime, sai che qua faccio male. Avanzo con le rime e non mi batti oggi. Non parlare degli altri, mi hai visto come rompo i miei soci. Come rompi i miei soci, mio hermano. Questo qui lo rompo come se fosse un salvadanaio. Per me sei un pezzo di merda. Quella è stata l'esultanza più cringe che abbia mai visto in vita mia. L'unico che ha urlato. Questo qui lo rompo come se fosse un salvadanaio. Per me sei un pezzo di merda. Tu sei un salvadanaio, infili fette di porchetta. Io infilo fette di porchetta, bella. Perché prendi sai che c'ho la botta bella. Con un filo fette di porchetta, sono bolognese, se vuoi ti do della mortadella. Mortadella, ma non hai una rima. La tua ragazza è mortadella, mangia mortadella e ridiventa viva. Basta lo fonte, mortadella ridiventa viva. Viva come software. Come software? Perché prendi qua c'ha la cotta, lo capisci che tu deve botta, bella. Ma quale mortadella? La tua donna la scopo in carrozza come la mozzarella. La mozzarella ti viene. Mamma mia. La mozzarella in carrozza, me la scopo in carrozza con la mozzarella. Parla della mozzarella in carrozza perché ha le tette appese. Questo qui è sul micro, non parlare della mozzarella. Non hai due tette, hai un caseificio. Io ho un caseificio, ma chi se ne fotte. Parlo della carrozza perché muori prima di mezzanotte. Io te la presento con la metrica. Se vuoi ti invito a cena insieme a Cenerentola. Sono caricati. E stanotte un cazzo poi, minimo sono le 3:30. Mi fottere con me, vergogna. Con la testa indietro di 2 ore, col corpo indietro a Bologna. Io sono 3:30, ma non lo sai. Perché pensi di uccidere con il freestyle. Sono le 3:30, beh, non lo sai. Cosa c'è di strano? Questo è il fuso orario del fight. L'orario del fight, io ci sto. Io la finale c'ero e l'ho fatta, tu no. Originale certo rappresento. Non mi parlare di fuso orario, Frank. Non puoi sapere. Questo è un finalone. Il primo argomento è, anche con l'aiuto di Salime che ce l'ha suggerito, ci è piaciuto un sacco. Se tu fossi il mio compagno di banco. Il mio compagno di banco. Siamo coniugato con il secondo che gita allo zoo. Ma chi era Tirabbia che ha urlato? Coniugato con il secondo che gita Frank siciliano. Bruno Banda da Bisceglie, Frank da Bologna. Dove sta Frank siciliano? L'ultimo grosso casino per il round finale. Quanto spaccava Frank siciliano, mamma mia. Uno, fa! Non c'è problema, originale prima ha parlato di mortadelle. Ma se fossi il mio compagno di banco, gli spettatori allo zoo ti lancerebbero le croccantelle. Io le croccantelle, perché prendi sai che spasa, qui di casa, andando fuori asse, io muovo le masse. Se tu fossi il mio compagno di banco mi chiederei, ma che ci fanno i maiali in classe? Maiali in classe, ma spacca! Tu sei un fuori classe, ma vivi dentro una gabbia. Puoi fottere con me con i b-boy. Il tuo professore è un maiale, quando spiega oink oink oink. Non si sa bro, perché prendi lo stile pratico, ti mando nel panico. Se tu sei di fianco a me in classe o sono allo zoo non cambia niente. C'ho sempre di fianco un asino. Un asino strozzo. Quale asino che questa sera ti lancio le caccole addosso. Volevi potercio lo stile, ne sa una. E la tua classe sembra gallina in fuga. Gallina in fuga. Gallina in fuga. Che non perde le staffe. E dopo il migliore nella classe. Tu sei invidioso come Costanzo che va in gita allo zoo per ammirare le giraffe. No! No, tranquillo, girati, ti disegno le ciole sul banco. Puoi portare con me roba seria. Prima ti avevo attaccato tipo un adesivo dietro la schiena. Io dietro la schiena, ma prendi quando rappa c'ha la roba vera e ti porta roba seria. Tu hai portato una zebra in classe, da quanto sei tossico è uscita tutta nera. È uscita tutta nera, beh, sai che me ne fotto. Originale questa merda, bacio al doppio. Mentre gli faccio due risposte, Frank fa solo una punchline. Nella gita lo zoo avresti il biglietto ridotto. Io il biglietto ridotto è modico, perché Francone quando rappa ti batte al microfono.
Il suo flow è simbolico, sei il compagno di classe che scopa gli animali, è zoofilo. Sto zoofilo, io me ne foto. Allo zoo hai chiesto a Tarzan, oh, ma sto per insomma è pronto? Volevi portare con me, me ne sbatto. Filippo, lo zitto, Pippo, vai in bagno. No, vai in bagno, e vado in sfondo, perché Frankie rappresenta con il flow più grosso. Un rizzo il mio compagno di classe ne esce fuori come un babbuino dal culo rosso. Ehi, vergogna, tua madre nella gabbia degli ippopotami si lamentano e dicono quanto cazzo è grossa. Vabbè, lo sai che a volte ne chiude una doccia. Io una doccia, ti va bene. Tua madre se squirta si bagna tanto che gli ippopotami gli dà da bere. E sul giorno si bagna tanto che gli ippopotami gli dà dove nascondersi. Ma che sta succedendo con i rap? Tua madre è un ippopotamo e gli hai portati Pablo Escobar. Era un po' di tempo, idiota, ti ho citato la città, lo so perché l'ho imparato ai banchi di scuola. Io ai banchi di scuola sciallo sopravvivi, sai che sto su piedi stallo. Sono talmente figo che allo zoo montavo le noccioline, ma la merenda dell'intervallo. Dell'intervallo. Secondo me sta merda tu ti credi il cazzo. Tu non stai sul piedistallo. Sei caduto nella gabbia dei leoni e ti trovi coi piedi in stallo. Io con piedi in stallo ma prendi qua parlato. Il tizio lo capisce questa qualità. Che sia in classe allo zoo non cambia fra. Rimango sempre nella gabbia un animale in cattività. Cattività brada, prenditela più easy, una matata. Parla mille lingue, il tuo rap è una presa per il culo. La gita lo zoo di 105. La gita allo zoo di 105 sei un coglione, perché Frankie te la chiude sempre l'improvvisazione. Tu hai lacune, sei un cazzone. Ti apro tanto il culo che dopo sembrano le piume del pavone. Amico, certo che stai zitto. Quando rappresento Bach non si rammarica, quindi zitto. Questa è la gita scolastica, io te lo insegno, dottor Doolittle. Dottor Doolittle. Perché su Kit capisci che tu dopo pari, io mi bevo dei Campari. Sei dottor Doolittle perché i sogni erotici mentre parli con gli animali. Questi coglioni, beve i Campari, perciò lo so, ci va con gli accompagnatori. Ce l'hai presente o no? Bacia la fotta, idiota. Questa merda è botte risposta, migliora. Io migliora, ma io in realtà sono a tema, perché il flow ti spacca, come se Franconi dopo beve grappa. Sei coerente come un pesce che sta dentro allo zoo che dopo dice la classe non è acqua. Devi andartene, invece tu stai stretto nel costumino, un pesce fuori d'acqua, man. Originale faccia stile, la mia merda è igri nella tana delle tigri. Io nella tana delle tigri ho lo stile, mi riaggancio all'acquario perché un po' sublime. Sei il compagno di classe che va in gita allo zoo pensando di potermi fare un pesce d'aprile. Pesce d'aprile, attento, in questa battle sei cino il pollo, non fare il galletto. Qui può fare con me più ciccia le rime. Dopo la tua prestazione di merda ti lanciano il mangime. Il mangime con le rime, giusto perché prima è stato Kain a dire le noccioline. Io invece sono un cazzone, ti lancio le noccioline, ma sei proprio il nocciolo della questione. Mano. Tu mi fai una sega, c'è il nocciolo del mio pisello in mano. L'unica cosa che hai di grosso, Frank, è il tuo testone. Yo, il mio testone, bello, perché per contenere sterime serve un gran cervello. Ah. Io ero fuori classe, invece tu la prof ti diceva fuori classe. Io sono il pop. Infatti a scuola eri la testa d'uovo e lo cucinavi alla coc. Volevi portermi, io c'ho sul beat, altro che coc, uova alla coc, cori coc sportif. No, non sono un uovo alla coc, tu sei una gallina dello zoo che cucina un uovo alla coc. Il super alla coc. Flow con rime uniche, dimostro che sei super sfigato. Brother, la gita allo zoo l'ha svoltata al supermercato, dove compra il cibo, puzza di letame. Ce l'hai presente, Ani? Ti fanno la foto al culo e la mettono sugli scaffali. La mettono sugli scaffali, mentre invece a te vai allo zoo perché ti piace incurarti anche gli animali. Sul bizzo lo capisci che Frankie sta nella punta. Non si fotte al fight contro il re della giungla. Originale, non lo so se rappresento. E sei uno stinco di santo e mi difotto. Io ho già perso contro Pumba. Tu che cosa cazzo sei, un ornitorinco morto? Un ornitorinco morto. E non bastono ancora, perché Frankie sai che rappa e ti fa scuola. Sei uno studente così ignorante che va allo zoo per cercare la lupa di Roma. La lupa di Roma. Mamma mia. Amico, io non ho mai studiato biologia, però lo sai, Ane, io ho studiato scienza doppiata e dallo zoo lo facevamo stranimali. Io stranimali oppure stranivari, perché quando rappa sai che si beve il Campari. Il voglio te lo porto più metodico.
sto sullo zoo portando di fuori il microfono. E vabbè, piglia bene, ti ci vorrebbe la boccetta d'acqua, stai sudando e vuoi anche bere. Originale, che ti credi? Sei così povero che se vai allo zoo vedi la gabbia dei criceti. Io la gabbia, la gabbia dei criceti. Perché a Frangone sei più dopo di porte e concetti. Tu invece se vai allo zoo vai a cercare da quanto fai schifo la gabbia degli insetti. Lo sai, Ari? Ma questo stronzo è così strano che l'ho catturato alla zona safari. Volevi fottere con me? Lascia il microfono. VG, cultura generale, a scuola gioco a Pokémon. Senti che dopo riparto facendo le rime e mi vado sul gatto. Ma non scrive, mi sa che stasera per giorni di chiuso si trova la tappa. Il fatto tutte quante le rime, mi sa che tu sei un bastardo. Allo zoo non fare gara di velocità col ghepardo. Aspetta, non si è capito molto di quell'extra beat, eh? Però la chiusura finale è stata una bomba. Volevi fottere con me? Lascia il microfono. VG, cultura generale, a scuola gioco a Pokémon. Senti che dopo riparto facendo le rime, mi vado sul palco facendo lo schifo e mi sa che stasera per giorni di chiuso si trova la tappa. Il fatto tutte quante le rime, mi sa che tu sei un bastardo. Allo zoo non fare gara di velocità col ghepardo. Mamma mia! Se dopo la merda, fratello, tu te ne vai a fare nel culo e a fare l'extra beat, non rimani solo uno. Guarda lì che risposta. Capisci che Frangone ci arriva improvvisate e ti sfascia. L'unica cosa che ho visto leopardata è la mutanda della tua ragazza. Aspetta, mutanda, va, mi sembra rimani Cassandra. Tu puoi fottere sta merda, perché tu lo sai che vai, perdi la faccia. Volevi fottere sta merda, faccio rap e sono un coniglio che scopa qui dando il caffè. Mi danno il caffè, ma tu frate non mi piaci, perché sai che sopra il beat siamo capaci. Sei talmente gay che nello zoo vai soltanto nella gabbia dei rapaci. Dei rapaci, mio hermano, le stai prendendo da tutte le parti. Pinguini di Madagascar e soldato. Non lo so, l'hanno assoldato. Tra i pinguini di Madagascar sono Giocassano. Sei Giocassano? No, tu sei fondo dei coglioni. Vai dal pinguino Cobaschi e gli chiedi le opzioni. E sopra il beat sai che mo ti nutro facendo queste rime, mo ti resti muto. È un pinguino e io gli chiedo le opzioni, perché il suo matrimonio al pinguino chiede lo smoking. Tu dove vuoi andare? Tu sei un pinguino e non parlo di municipale. Io di municipale, ma sai che sono pratico, perché Frankie sai che viene a improvvisare nel panico. Do così tanto calore alla gente che sono il pinguino che scioglie il circolo polare artico. Ma io ti ho visto, dai così tanto calore alla gente che sei il panda che si incula Homer Simpson. Cristo santo, diteglielo voi quante cazzo gliene sto dando. E tu invece, fratello, sei quello più cretino. Pensava che il panda fosse un tifoso juventino. E adesso vai a fanculo, perché prendi qua ti scassa sopra questa cassa, giuro. Ma che pretendi, demente? Era il panda, faccio wrestling, federazione WWF. Originale non lo so se c'è lo stile. Tu sei un animale nello zoo di Berlino. Nello zoo di Berlino, ma mio amico, ti spiego che sono quello che ti batte al micro. Di sfidarmi ti sei pentito. Se lo so sono Kung Fu Panda, perché ti ammazzo con un dito. Con un dito, papo. Sei Kung Fu Panda perché all'inizio fai schifo al cazzo. Perché combatti come una gallina. Io una gallina e mo ti smembro, perché prendi quando rappa sai che c'ho più allenamento. Questa sfida io la sto vincendo, è come mettere una gallina contro un gallo da combattimento. Dice che c'ha più allenamento, ma la risposta me la dà la quarta barra. Fai complimenti perché me ne sbatto come le gabbie di Noi Narcos, cinema acciaio. Sulla barra, perché ti porta la rima e beve grappa. La tua mente è fatta, non sto alla quarta barra. Fotto la barra di cioccolato a quelli di quarta. Quelli di quarta? Ovvio, vuoi fottermi al microfono? Mi pare che io ti sopprimo, amico, mi ti taglio il filologico. La barra di cioccolata la dai agli animali e muoio. No, perché ho troppo flow. Francone era presente, poi ti spiega lo show. Sei uno studente talmente ripetente che vai in gita allo zoo. Sai che io mi ti faccio rosso. Il tuo culo è quello di un babuino, frate, un po' rosso. Frank sta è bello cattivo in forma, ma Bruno Bagli sta rispondendo benissimo, eh? Barre che potrebbe averla chiusa, ma gli sta sempre rispondendo. Questo è una finalona. Senti rime che ti
sformo. Ti faccio così tanto a fette che non vado dallo zoo ma dal zorro. Ma dal zorro? Che sviluppo, se mi fai a fette l'ultimo zoo a cui sei stato fra i re in Abruzzo. Originale che rima, erano gli arrosticini, li ha citati prima. Yo, li ha citati prima, quindi adesso vedi che tu pensi di vincere sta battle, ma cosa credi? Falcone quasi uccide con gli schemi. Sfidarmi un suicidio come fare un tour safari a piedi. Safari a piedi bella, Ash Ketchum Frankie mi ha prestato la bicicletta. Vuoi fottere con me, Ane? Ah, volevi fottere vaga a scuola, la zona safari. Yo, e allora sei un idiota sul microfono. Pensavi che fossero degli animali Pokémon? Cosa c'entra Ash Ketchum adesso? E poi rompi il cazzo che sono io quello che non sta d'argomento? No, no, io non ho mai detto questo. No, ma l'argomento l'avete sfasato da un'ora, eh? L'argomento era compagna di classe, poi per qualche strana ragione sono arrivati sugli animali dello zoo. Ho detto che rispondi alla quarta barra, cos'è, sei fesso? Ma mi fa freestyle, se tua madre fosse un animale o una cagna, e sei Pokémon e Arcanine! No, è Arcanine! Aspetta, aspetta, Arcanine! Oddio, non me lo ricordo qual è. Aspetta. Arcanine, sei Pokémon e Arcanine! Arcanine? Non me lo ricordo, non me lo ricordo. Qual è il cane quello che sputa il fuoco? Non me lo ricordo più. La sua tipa cerca Articuno, gli piace un uccello leggendario. Ci capiamo. Originale rappresento flow infogliato, qui fottere bug di pisto ti ho picchiato. Con i 500 euro pago a te e alla tua famiglia una gita, lo zoo di Fasano. Lo di Fasano, sopravvivo sai che rappresento e vado piano. Ti mando a casa bro, allo zoo di Fasano con le mie metriche sfasano. Sfasano, ma che cazzo, che piano, prima hai velocizzato, ma non eri un ghepardo, io non lo so, frate, stai attento, sembravi la Fiat che correva verso il fallimento. No, verso i fallimenti, io mi fumo degli spini, è uno stile improvvisato con i suoni, tu ti credi uno dei femmini, ma sei un gatto persiano attaccato ai maroni. Vabbè, ma che disabile, originale questo qui è una cavallina gonfiabile. Prima ti ho citato della Fiat perché la mia compagna di banco è partita, contabile! Io hai detto una cazzata, io cavallina gonfiabile e tu una cavalletta sgonfiata! Oh mio, ma che figata deve essere la location di questo Fight Club? Sembra tipo nelle sotterranee tipo di Castel Sant'Angelo, nelle sotterranee del Vaticano, mica sembra una figata la location. Mamma mia, sembra una figata assurda, qualche tipo qualche rovina, qualche galleria sotterranea. Io ci chiamo dal mio flow, rappresento con le barre, sto in serata con lo show. Sei in serata con lo show, io ci sto con show, bar, fai pop, tu volevi potermi nello show, mi pare di no. Mi può per come credimi, cazzo, nello zoo di Recaio, mi alleno assieme a Gregory e Bubble. Yo, e Bubble, insieme pure a Gregory, perché prendo le labbra adesso temimi, sentimi. Il flow qua sai che sta alla guarda. Non puoi uccidere questo animale in gabbia. Vabbè, questo lo sviluppa. È una scimmia con la banana. Non sta alla quarta, sta alla frutta. Volevi fottermi alle strade? La mia fica è piena di insalate. No, è piena di insalate, ma il tuo mo strilla. Come dire che il tuo cellulare mo squilla. Sei un po' pirla. Sei una scimmia che studia l'inglese, quindi dice go, grill. Gorilla. Gorilla. Però tu non rappi con i gorillas, non mi puoi sfidare. Ti voglio così male che se fossi una scimmia ti lascerebbero fumare. Yo, mi lascerebbero fumare, adesso pensa. Sul falso ti dimostro che sono quello con più esperienza. Hai preso più banane delle scimmie e danza durante l'adolescenza. Vabbè, che cazzo? Non so, a me ricordava un po' quella di Donkey Kong del Mike Tyson. Però non fa niente, lo sei idiota. Il freestyle è strada, non si studia sui banchi di scuola, no? No, non si studia sui banchi di scuola come il flow. Sono così nerd che Donkey Kong me lo portano allo zoo. E quando arrivo già lo sai, resti indietro. Ti faccio testi mentre ti sempre indietro. Ti sempre indietro, vieni giù in azione. Originale rappresento e vai altrove. L'ho imparato alle mie scuole, sacre scuole. Cito Enzi, lui sembra il supplente di religione. No! Freestyle, fare una rima che ho fatto io prima a Kain. Sopra il beat vai lento. Cazzo c'entra la religione con sto cazzo di zoo al momento. Perché tu sei mio compagno di banco. Ecco qual era l'argomento. No, ma aspetta. Infatti, l'argomento non era il compagno di banco. Te lo stavi dimenticando. Bello, tu sei lo sfigato. Lui è il mio compagno di banco e stasera bocciato. Io seguo più stili perché Frankie c'è ti porta più suoni divini. Tu mi fai dei pompini. Sei il compagno di banco che può vincere soltanto se si porta i bigliettini. Originale, io mi porto i pizzinini. Ma ti spacca. Dopo che vinco sono così ebreo che sono il compagno.
bestia. Sono il compagno di banco che ti pulisce. Le sedie non so solo per sbattertele in testa. Sbattertele in testa non mi fotti. Sono così barese che vado allo zoo per sbattere i polpi. Originale da spacca e dopo che ho vinto sto colpo te lo sbatto in faccia. Io me lo sbatto in faccia, ma prendi sai che c'ha la rima mega. Dopo la palla te la collega e medita. Sei un compagno di banco suicida che per la lezione si siede sopra la sedia elettrica. Sedia elettrica, roba seria. Originale, flow dal nucleo antimateria. Lui allo zoo è uno spiro perché picchia il manganello su. No, no, aspetta, aspetta, ma qui ci sta per forza un extra beat con Supercar, dai. Se vuoi vincere, Frank, devi farlo. Lui allo zoo è uno spiro, perché picchia il manganello sulle zone e capisce qual è vera. Io, qual è vera, o qual è stasera, vero? Subito sai che rapo e sono serio. Sei il compagno di classe così asino che pensa che gli asini volino nel cielo. Volino nel cielo, attento. Il tuo prof di sostegno ha un prof di sostegno. Originale rappresentane, se tu fossi un prof di sostegno, non ti sosterrebbero. Ma che stai dicendo, my bro? Non sono il prof di sostegno, sono il sostegno del prof. Oh! Ti ammazzo sopra questi quattro qua. Hai ragione, tu batti a questo spigolo, perché più che prof sei mignolo. Originale rappresenta un uomo, tu lo conosci prof, lo chiamavano testa d'uovo. Oh. Infatti tu sei un pazzo e questa sera c'è un intrallasso. Sei un po' il mignolo con prof, pensi di conquistare il mondo, però poi non vinci un cazzo. Che sei serio? Il mignolo di prof ti farebbe il medio. Complimenti coglione, se il livello è medio, il mio è superiore. Io lo sai e si sente, perché Frank adesso c'ha lo slego ed è presente. Mi farebbe il dito medio, ma sei tu lo studente con la media insufficiente. Media insufficiente, mamma, ma che mia. Prima ho parlato di medio a uno che non ha il pollice opponibile. Per carità, io me ne sbatto per la gita d'otto stasera. Non è il passaggio. No, non è il passaggio, invece sei sfigato. Tu per la gita d'otto fratello manco ci hai pagato. E sul vinto sai che andiamo piano. Sono un animale che ti sta sbranando, chiaro? Che ti piglia bene, sai perché non pago? Sono il custode, scavato il posto a Willy Giardiniere. E c'ho lo stile. Willy Giardiniere Simpson. Questo animale è morto questa notte, Bug Billy il vecchino. Yo, Bug Billy il vecchino, non mi fotti, perché sopra il beat lo sai che porti i migliori modi. Sei così scemo che alla gabbia degli orsi pensavi di trovarci Winnie the Pooh e l'orso Yoti. Quanti succede, fratello, come coi modi, ma batti giù della bocca come con una cerniera. Questa gente ti vede, frate, ti prende una sedia. Giudicare dal tuo cazzo ti manca l'uccelliera. Mamma mia, mamma mia, che flow. La tua donna è come Assassin's Creed, allo zobe degli uccelli di una piccionaia. Di una piccionaia. Anche tua madre come Assassin's Creed, quando viene il cielo si butta in aria. Quando vede il cielo, scusa, si sbaglia. Però non ti fa il culo, qui a mitraglia. Shut the fuck. Yo, shut the fuck. Perché Frank spacca e sopra il beat sai porta la grappa più flow. Sono io che ho le scorte di fieno per tua madre che fa la vacca allo zoo. La vacca no, ma ci si aggrappano. Questo la minchia qui sotto, fra ci si aggrappano. Originale non lo so, puttana. Ci scivoli sulla liana per prendere la banana. Sulla liana per la banana. Ma invece ho fatto una barra puttana, una barra un po' strana. Prendi tanto le scimmie in culo che tu ti butti sulla liana. Ma zitto cazzone, liana. E tu hai degli struzzi perché non hai fatto colazione. Ti pigli le uova, mio hermano. Tu sotto c'è un canarino, io nascondo un fagiano. Nascondo un fagiano, ma io ti metto a sedere. Tu sei lo struzzo che vuol vedere che contro Frenchi non può fare la gara a bere. Sei solo lo struzzo che rompe le uova nel paniere. Ovviamente vorrei copiare dal mio compagno di banco, ma era Ralph Winchester. Vai tranquillo, me ne sbatto. Se non ti rispondo allo zoo, vado da un argomento all'altro. Vado da un argomento all'altro, ma sei una merda. Anch'io vado da un argomento all'altro. Sei uno struzzo perché metti la terra sotto terra e il compagno che si nasconde sotto il banco. E che coglione, metto la terra sotto terra perché son terrone. Metto la testa sotto il tuo testone. Ma se puoi fottere questa merda, io sono un gorilla e ti manca il testosterone. No, ti manca il testosterone. Sul vizio lo capisci che ti batto sempre più spesso, coglione. Avanzo con il flow più limpido. Tu sei un animale con i cromosomi XY. Con i cromosomi XY, amico, mi dicono che tu perda contro il XY. Questa la capiscono tipo i pochi omi. Mi sembri un gorilla che gesticola come nei dissi di Noki. Io ho un dissi di Noki, ma io arrivo alla meta. Tu invece sei un tossico con la dieta. Sono lo studente matematico che ha i cromosomi XYZ. Ehi, ma dove vuoi andare? Smettila di mettere sti versi, animale. Tu sei un down. Il verso più intelligente che tu abbia messo in un testo è stato Bau, Bau. Bau, Bau, Bau. Sopra il palco e poi mi spara come un mio.
talmente deficiente che tu c'hai i cromosomi XYZ alla formica. Vabbè, lo sai che Fabi era presente come Jack La Furia se rima fraternini o Terua. In casa vostra siete così sporchi che la gita lo zoo e far visita a casa tua. Io vado a visita a casa mia perché sopra il beat lo capisci che Frankie ha la roba real. Avanzo con il flow più infame, tu invece sei un animale da compagnia. Ehi, da compagnia, invece ti piace la minchia, vieni con la mia. Lo sai che sono qua e ti rappresento sopra il beat. L'ho detto che ti lancio le patatine con l'amica Chips. Yo, con l'amica Chips. Però Frankie quando rappa sai che spara come un mitral beat. Ti prendo queste rime e mo' riprendo. Sei andato in vacanza allo zoo, da quanto sei cane stai svenendo. E stai svenendo, volevo fare una gita allo zoo, ma ha pagato un biglietto in vacanza per il cervello. Originale Bad, lo sai che rappresento, brother. La posso ripigliare? Scusami un momento, però sai che rappresento sul quarto. Se il beat è saltato dal Fight Club, voglio una mano in alto. Ha pigliato a due mani in più perché è uno stupido, come lo studente che gli servono corsi di recupero. Restando ad argomento, sai che spacco lento, tu sei un cane alto. Mario, non sei un MC, vergogna. La differenza tra un freestyler e un maestro di cerimonia. Vieni qui, quello che tu non hai capito è che io ho cercato di trattenere prendendo il beat. Io prendendo il beat, maestro di cerimonia. Quando io davo lezioni dal maestro, c'eri troia. Mamma mia, ma che risposta, ma che risposta, cioè... quando ha quelle risposte lampo, Frank, non puoi farci nulla. La differenza tra un freestyle e un maestro di cerimonia, quando davo lezioni c'eri troia. No, vabbè, no, no. Già prima con quella di... con quella dell'argomento, il cane argomento, quella era bella. Mio hermano, originale, non lo so se ci capiamo. Io me ne sbatto, io sono un transessuale, certo che c'ero, mi stavi spompinando in bagno. Io ti stavo spompinando in bagno, quelli tu già lo capisci, ti dilagno, scrivi improvvisati. Sono come Marrakesh perché stavo in bagno a vendere grammi a ragazzi schiammaticati. Stavi grammaticati, coglione. Mettetevi i peli di problem, amico stai zitto perché vieni giù in azione. Se ti parlo di zoppa la figura da barbone. Io ho la figura dal barbone, sul beat avanzo con le rime, dopo tu non rispondi qui. Bella questa barbetta, da quando è che i koala adesso prendono i microfoni? Microfoni? Vabbè, spacca, sai perché sono un koala? Perché ho vissuto nella pancia di tua mamma. Non c'è problema, io ti ho spinto, e lui che richiedeva l'utero in affitto. Io invece no, non far quello più duro, che nella pancia di tua mamma io ci sopravvivo. Sono il canguro. E ho rime perfette, ti prendo a pugni come il canguro di Tekken. Mica il canguro di Tekken, quanto lo odio. Chi si chiama Roger Junior? Tu lo sai che Bad Boy Razzo il flow. Sono io a prenderti a pugni. This is boxing. Yo, Roger Junior, stai muto. Per uccidere Bug, Roger ricevuto. E se mi metti dopo scappi, tu sei la coniglietta che incastra Roger Rabbit. Originale, non lo so se rappresento. Puttana, vieni giù per strada. Sono un animale nella gabbia. Lascio un tortino a terra, pulisci schiava. Io pulisci schiava. Ma le mie rime ti fottono perché ti batto con il microfono. C'è la tipa così bacca che se la porti allo zoo in India, dopo tutti si inginocchiano. Originale, certo che io ci sto dentro. Francone c'ha talmente zecche in testa che Heidi si è rifiutata di condividere il suo letto. Io ho il suo letto, ma scrivi veri, tu parli di Heidi, ma hai diversi pensieri. Vengo a risponderti a tutto, non puoi fottermi, ho fatto 1000 chilometri di brutto. Ovviamente, tu hai disabilità tra cui l'AIDS, volevi fottere la merda dei miei. Cazzo me ne frega di Francone, Bruno Batti fai wordplay. Yo, ti fai wordplay, che cazzo, vuoi farli con me allora sei pazzo. Non ho l'AIDS. Ma l'IDSL, se lui ha l'IDS le cartine non gliele passo. Non gliele passo. Sapete perché fai wordplay? Perché il compagno di banco stava copiando. Non c'è problema fratello, me ne foto. Tu fai wordplay, io ti rispondo. Io ti rispondo. Ma tu sei alquanto strano per questo quarto. Ma che compagno di bianco, banco, pensavi che avessimo copiato perché abbiamo dato il compito in bianco. Copito in bianco, che cazzo basi sul palco. Sul quarto a te ti lascio di sasso. Oppure ti piaccio altro che compagno di banco. Se mi sfidi tu hai bevuto, sei il compagno di Bacco. Io il compagno di Bacco. Oh, Bacco il del vino. Perché poi dopo migliorano, dimmelo. Se allo zoo vai di fianco al compagno con sasso, sasso migliano. Vieni, vieni, con sasso, sì. Che rappresenta sempre Viuggi. E rappresenti questo flow, flow. Ma da qui il mio pescello. Zo, Mari. Ti spicco, se la scimmia ballerina che è andata a ballare a
circo. Betty spacca, la scimmia nella tua testa tiene i piatti come la tua ragazza. Volevi portare colorato, ma chi ti fa il culo e non ne resta brutto. No, io invece scrivo molto più rap. La mia ragazza in mano tiene i piatti perché mi fa gli scratch. Subito mi succo come sta ganza. Sei il compagno di classe a cui rubo la ganza. Se mi succhi la micchia, la tua ragazza ti fa gli scratch e ti fa male. La tua ragazza è DJ Snifta. Complimenti, roba seria. PUG ti rappresenta per stasera. E bro, ok, infatti qua ti faccio un danno. La mia ragazza è DJ Snifta, ho copiato dal compagno. E sopra il beat sai che ho preso ispirazione. Qui vieni allo zoo e prendi botte in ventilazione. Ventilazione, ma che credi? Volevi farmi copiare su WhatsApp e avevi 3310? Originale rappresenta sto demente. Il suo ambiente di comfort è una sedia a rotelle. Io a scuola avevo il 3310. Tu allo zoo sei così brutto che pensavo sia 33 Yeti. Che va fuori da gabbia. Su questo beat capisci che freschi la rapta e spacchia. 33 Yeti, ti pensa di avere le punchline potenti, ma vale 33 ceci. Originale che pretende, te non ti lancia le noccioline. Ti conoscono, ti lanciano i piselli. Ti lanciano i piselli, sei un cazzone. C'ho 33 ceci perché sei un coglione. Ti fanno un'improvvisazione. C'ho 33 ceci perché ti ci metti sopra in punizione. E te la chiudo con coglione. Lo sai che poi ti rappresenta e ti fanno lo batti. Non mi interessa se vuoi fare sto tre quarti. Originale me ne foto. Ovvio che ti piego, mi fai un foglio protocollo. Io un foglio protocollo, uomo. 5 barre ancora, io recupero di nuovo. E sai che sono un pazzo. Io vado in corsi di recupero e recupero anche se non studio un cazzo. Non studio il cazzo. Originale te lo giuro, Baghi lo sai, fai il numero. Tu non mi parlare di scuola e di cazzo, perché tu il cazzo l'hai studiato. A tutti i membri del pubblico. Io a tutti i membri del pubblico sei uno stupido. Perché quando capa ti porto lo flow più unico. E su vita rappresento con la rima imperatrice. L'importanza sei la scimmia danzatrice. Danzatrice. Originale rappresento dove vuoi andare. Quando fa l'appello Franco Naro si vergogna, perché lui non viene da Bologna, ma viene da Riale. Yo, viene da Riale, vengo a far l'appello. Tu guardi il cartone e dici appello. Appello. Sei un uccello di Rio, perché qua sei l'uccellino. Che lirica, sei talmente tirchio che eri l'unico bambino che non pagava i biglietti del cinema. Originale se ci andavi con la scuola, beh, i professori erano tutti intorno a sé. Yo, erano tutti intorno a me. Perché lo sai che rappresento con il flow troppo e ho troppo scuro, mi dilungo, i biglietti dello zoo faccio filtri per carne Apollo Lungo. Apollo Lungo, mio hermano, a Roma ti vedo e dicono Apollo spennato. Originale altro che lungo, me ne foto. Ovvio che il cervello ti va in corto, circuito. Ti va in corto, circuito, però so studi metrici. E sulla base sai che ho suoni inediti. A scuola studiavo Apollo 13, tu somigliante con Apollo 13. Ehi, originale rappresento per queste sorelle, fratelli, vuoi portare con me con i bischetti? Giugine ha tante demente, tu quando andavi a scuola contavi le mattonelle. Io contavo le mattonelle, perché faccio queste rime e poi qua ci siamo. Ti batto piano, contavo le mattonelle per capire per quanto spazio ti trascinavo. Ah, ti trascinavo, idiota, originale parlo se ti manda a scuola con una rima al demente ti dia bene. Tu di cazzo in culo se li metti nello zaino perché ne prendi 7. Io ne prendo 7, ma vai via dai coglioni. Con questo suono ti porti improvvisazione. Se la prof non ti tirava per le orecchie solamente perché a scuola ci andavi con gli orecchioni. Con gli orecchioni. Che demente, a te lo stesso, ma soltanto perché non ti lavavi le orecchie. Ma vai tranquillo, te lo giuro, ma hai studiato no, il naso mi diventa lungo. No, ti diventa lungo, e qua si ragna, perché prendi sette non si sbaglia. Ti mangio come fanno in Spagna, se mi sfidi sotto cassa, sei finito allo zone, la vasca dei piranha. Ma questo è rap. Io ho fatto un cortirino e lui mi ha chiuso più o meno la metà. Volevi portare sta merda, me ne spaccia. Ah, prima l'argomento era la gabbia. Io la gabbia, perfetto. Adesso quando rappo mi diletto. Sto sopra il tempo, te lo devo insegnare come a scuola. Ho chiuso la metà, però ho dato il doppio del tuo concetto. Io nel mio concetto, originale certo, magari nel mio concerto. Amico sei ridicolo, brother, perché nello zoo ti capiscono col gesto manuale. Io col gesto manuale ho una rima mega, perché Franky rispetto a te gli fai una sega. Ma i bro, hai una famiglia talmente di cagne che sembra che va allo zoo Crudelia Demon. Ah, Crudelia Demon, attento. Oddio. Originale certo che tu sei un pivello, tu canti in falsetto. Io sono così pugliese che le interrogazioni italiano le faccio in dialetto. Io in dialetto, tu canti in falsetto. Com'è il suo filo da studente? In falsetto.
Soprattutto tu sei proprio un vero scarso, l'unico studente che prende zero un vero falso. Vero falso? Non è vero, ce ne sono tanti. Vedi su studenti.it, più lo sai che droppa skills. Volevi fottere con me? Ma guarda che coglione, lui parla di bigliettini, li nasconde in sto testone. Io li nascondo in sto testone, che botta. Il testone me l'hai fatto tipo per la terza volta. Perché io c'ho stili più metrici, la prima cosa che ti insegnano a scuola è non ripetersi. Vabbè, Temete. Mi fa ridere che l'abbia detto un ripetente, perché questo stronzo si lagna, rappi così male che se lo fai a scuola graffiano la lavagna. Graffiano la lavagna, ma io sto sui quattro quarti, di stili buoni te ne porto tanti, se a scuola ero ripetente era solo perché volevo provarci con le studenti più grandi. Con le studenti più grandi, poi arrivavano i fratelli maggiori e ti prendevano a schiaffi. Questo qui è il tuo destino, sei solo il foglio che ho accartocciato e lanciato nel cestino. Nel cestino? Infatti sei un cretino, sei il tipo che viene picchiato e dopo chiama il fratellino. Non ti sai difendere da solo, uomo. Quando porto questo stile vengo giù da polo. Amico, non mi foti. Tu invece ti credi un boss, però a picchiarti è arrivato Jimmy Hopkins. Originale, certo che tu sei un grullo, vivo in un trullo. Più giflo, violento, attitudine, bullwort. Io ho attitudine bullwort, Jimmy Hopkins. Ma sei ignorante come se a scuola ci va Jerry Scotti. Che facciamo? Facciamo una canna dello zoo e poi diciamo, la accendiamo. E sto! Non saprei chi decidere, non saprei chi scegliere, non saprei chi scegliere sinceramente, cioè dopo 37 minuti di battaglia uno dovrebbe avere un'idea, però non lo so, non lo so, hanno spaccato tutti e due un botto, non lo so chi scegliere, hanno spaccato tutti e due un botto. Oh raga, ma com'è stata quest'anno la finalissima del Fight Club? Ecco la risposta! Intanto... Bella Bruno Bug, bella Frank, facciamo un cazzo di macello a tutti e due i finalisti che per quanto sono durati! Di più, di più, di più! Shazad! Allora, vieni qua, mi senti, vieni qua, cala il cerchio della morte. Ah, che bella l'arena, che bella, in mezzo alle cartaste, in mezzo ai dischi, e le situazioni che avete lasciato qui. Facete bravi, guarda. Chi c'era una sigaretta, ragazzi? Chi c'era una sigaretta? Innanzitutto. Mannaggia, Dicio, guarda, io non ci credo che non fuma nessuno qua in mezzo, guarda, sei proprio tacca. Ma che fa con l'acqua tonica? Che fa con l'acqua tonica, Frank? Ammette la sconfitta? Dov'è la caipirosca? Però, vabbè. Guarda grazie fanciulla, grazie fanciulla. Gentilezza, ok. Ma, allora, io inizierei dalla votazione del pubblico. Cioè, cerchiamo di ricordarci di tutto quanto l'excursus della finale, del minuto di riscaldamento e di quello è, e di quel, di come hanno seguito l'argomento. Era il minuto di... Ah, ok, sì. Comunque, solo quelli che mi sono piaciuti di più e vaffanculo. L'argomento non l'ha seguito nessuno. Cioè, dopo un po', ogni tanto, più riprese. Ha iniziato Bruno, credo che sia... Ha iniziato Bruno, ce lo ricordiamo. Bruno Bug, da Bisceglie. Se volete che sia il vincitore lui. Del Fight Club di questa edizione, Bruno Pack, fate macello al mio 3. 1, 2, 3! Se invece volete
Mortacci tua. Che figata che deve essere a Roma. Fate casino a 3, 1, 2, 3. Era di più per Bruno Park, era di più per Bruno Park. Io avrei dato lo spareggio, eh. Lo spareggino ci stava ancora. Un poco di più per Bruno Bug, però se dà lo spareggio ci si casa di più, eh. Perché anch'io non saprei scegliere, non saprei scegliere. Tutti e due hanno spaccato infinito. Ma come no, dai! Dai, dai, dai! Dai, lascia sto spareggio, dai! Chiamiamo nell'arena i due giudici! Date spareggio, forza! I due giudici! Chiamiamo nell'arena i due giudici! Tutti e due, tutti e due! Vieni, vieni, John! Dottor! Chiamiamo nell'arena i due giudici! Fermi tutti! Come abbiamo spiegato già prima, quello della giuria è un ruolo importante e non lo dà un cazzo. Allora, però, dopodiché, io vorrei che prima di passare la parola, sì, esatto, la parola ai giudici, che però uno spareggio sarebbe veramente infame dopo 30 minuti di giornale. Ma no, dai, due minutini di spareggio, dai. Voi, dai, fate. Tutti voi, tutti voi. Vi rendete conto che il casino che avete fatto è assolutamente, sicuramente connetto agli estremi livelli di sempre, ma equivalente. Vi rendete conto? Fatesi con la testa se vi rendete conto che il casino che si è sentito è stato assolutamente... No, ma ha spaccato di brutto sta competizione, Questo vuol dire, che sicuramente... Questo vuol dire che avete visto sicuramente un bello spettacolo di cui potete andare a casa. Minchia. E che ve lo dà solo il fire trap, ve lo dà sulle mani per tutta l'organizzazione del fire trap, su raga, è stato organizzato davvero bene questo. Allora raga, prima la fine, ok, però perché io in questa cosa, cioè ruffiano zero, perché l'ho detto, ho cambiato per caso, però veramente il Fight Club ogni anno riesce a dare uno spettacolo. Il Fight Club ogni anno riesce a dare uno spettacolo che a livello nazionale tutti gli succhiano il cazzo, veramente. Non lo so, ditemi nei commenti se quello che dice Chieso è vero, perché il Mike Tyson era una roba mica da ridere, però probabilmente Fight Club c'è da più tempo. Anche la Tritolo, anche se sono state solo due. La parola ai nostri giudici. Un giudice alla volta, ragazzi. Iniziamo da Cecchero, forza di mai. Premetto che io ho le idee molto chiare e credo che il pubblico in realtà si sia schierato da un lato. Il pubblico solamente è schierato dal lato di Bruno Bug, e metto questo come premessa. Poi, seconda cosa, io ho le idee molto chiare, non dirò chi in particolare, ma lo stile MC mi piace tantissimo, è lo stile che preferisco nel fatto, e lo stile di un altro MC mi ha veramente appagato come giudice. Per la pulizia sul tema, la correttezza, l'attinenza al tema sempre, e mi viene da dire bravissimi entrambi, ma soprattutto bravissimo all'MC che secondo me ha vinto il fight. Se vuoi dico subito il voto, se no faccio dare prima una descrizione. Voglio sentire il pezzo. Dai, creiamo un po' di suspense. Allora, il pezzo presente. Sono andato in crisi mistica per questa cazzo di battle, perché... Due culture, due modi di fare hip hop completamente diversi. Vero, quello che hanno spaccato di brutto. Da un lato c'è uno più preciso, dall'altro c'è uno
col flusso un po' più dinamico, fanno delle cose, mi hanno fatto sentire, ma mi hanno mandato in crisi, perché è difficile, vi giuro, è difficile tener conto di tutte le cose, perché da un lato c'è il flusso, dall'altro lato c'è il numero di righe, dall'altro lato che poi gli rispondevano, si rispondevano una barra all'altra, è pazzesco. Da un lato c'è il carisma, c'è tutto in una sfida, che sia argomento, che sia libera, e mi ha mandato veramente in crisi. Dopo tantissimi non volevo scendere, ce l'ho anch'io, ma ce l'ho proprio di pochissimo. Quindi chi dite? Chi dite? Io se dovessi scegliere, forse... Oh mio Dio, forse Frank, se dovessi scegliere. Se proprio fossi costretto, sceglierei Frank. Io credo che prima ci sia... Era spareggio, però, dai. Però, vabbè, dai. ...maggioranza dal pubblico per l'altro, non che per l'altro non ci sia stato un amico, quindi non credo sia un problema. In ogni caso, qualsiasi sia il verdetto, ok? Quando volete, io... Dai il tuo voto a Francone, dai, Shakero. Perché è lo stesso. Ci siamo? Posso avere un piccolo... Allora, venite tutti e due qua. Bruno, Dr. Jack, Franconaro, Bruno Bug. Da Bisceglie. No, ma non finisce più. Se volete che sia il vincitore del Fight Club di questa edizione, Bruno Pack, fate macello al mio 3. 1, ma ancora fanno votare pubblico. 2, 3. Ma ha vinto Bruno Pack, non ho capito. Non ho capito. È tornato indietro, mi ricordo già che gli dava il... Aspetta, c'è stato un bug nel video. Due bug nel video, anzi, uno girato di schiena. Aspetta, allora andiamo... Vincitore, ah, ok. La sesta edizione del Fight Rap è Frank da Bologna! Ah, vinto Frank. Vabbè, comunque sì, si capisce, eh. Detto che erano le 3:30, cioè le 3:30 del mattino, dopo mezz'ora di freestyle senza sosta, forse 35 minuti addirittura senza sosta, posso capire che non puoi dare uno spareggio, però secondo me avrebbe voluto fare di più a cappella, così si capiva di più chi c'aveva più presenza sul palco, chi spaccava di più con le barre. No, per me era spareggio tutta la vita, cioè dopo 35 minuti non riuscire ad avere una decisione precisa, cioè di solito magari non sono tanti d'accordo con la mia decisione, tipo magari, che ne so, nell'altro Fight Club Debit contro Keso, avete detto tanti che preferivate Debit, io preferivo Keso, e tante altre battle è stata così pure, come Mauri contro Morbo anche, e molte altre anche, eravate in disapprovazione con il mio commento, però questa io ho dato spareggio tutta la vita, cioè, Frank poco di più secondo me, perché qualche barra era bella cattiva qualche barra, però dai, comunque è stata una battle fantastica, 52 minuti di video, e andiamo a leggere qualche commento prima di chiudere. La battle ha vinto il tossico che ballava. Oddio, che grande. Scrivete nei commenti chi è, se ci sta guardando. Troppo grande. Che battle rubata, metà bug tutta la vita. Vabbè, la faccia di Frank dice tutto. Ma secondo me la faccia di Frank è perché era devastato, che dopo aver rappato tutta una serata così, mi sa che sei anche un po' rincoglionito. Non è tanto per quello. L'ultima finale di 48 minuti che ho visto, quella di Essi contro Mondo Marcio. Però questa non era 48 minuti, è lunga come le altre, solo che si è dilungata tutto quanto nel video per le decisioni. Hanno voluto incorporare tutte le decisioni dei giudici e tutto quanto, quindi è data un po' alla lunga. Però non era lunga come più di altre, secondo me. Troppe remotion queste parti. Ah, ecco, stavo per dire, manca il meritato BLNK. Vabbè. Ma l'ha detto qualcuno. Le mani tutte al cielo. No, non ci credo, non l'avevo sentito. Vabbè. Ah, vabbè. Ma non
so, qui Fabri Fibra che dice l'avrei data a Bruno Pug perché è riuscito davvero a rigirarle tutte, ma boh, non lo so, anche Frank ne ha rigirate parecchie. Boh, secondo me ci stava ancora, hanno sbagliato secondo me l'approccio in questa finale, cioè ha spaccato tutto quanto, non fraintendetemi, però secondo me hanno sbagliato l'approccio. Avrebbero dovuto fare come altre finali, magari fare un pezzo a cappella, poi cambiare gli argomenti, cioè, come si dice, aggiungerci un po' di pepe alla finale, cioè magari andare a tre quarti, poi quattro quarti, lo fanno spesso da cambiare un poco i beat, gli argomenti e tutto quanto nelle finali, e lì riesce a capire di più se un MC riesce di più a stare sopra ogni cosa quando cambia. È quello che ti fa capire chi vince. Qui adesso invece sono andati avanti di continuo e non si è capito molto, però questa è stata una bella competizione, mi è piaciuta. Adesso scrivete nei commenti quale andiamo a fare, penso Carpe Diem, che molti mi avete consigliato qualunque edizione da fare, ditemi quale, e andiamo anche a caricare un po' dei video vecchi tutti uniti, quindi non vi preoccupate, dai. Comunque spero che vi sia piaciuto il video, non dimenticatevi di iscrivervi, attivare le notifiche e lasciare un like. Ci vediamo alla prossima, bella!